Ben ritrovate tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale vi presento un ulteriore programma che funziona solo nel terminale. Questa volta si tratta di CalcCurse o CalcCurse, detto all'italiana, non so, insomma, CalcCurse, ovvero un programma, come dice il titolo di questa scaletta, che ci permette di gestire il nostro calendario e la nostra pianificazione di attività, tutto nel terminale. Ecco qua. Quindi, questo è un programma che mira allo scopo di, comunque, come sempre in questa serie di video di alternative al terminale, mira, dicevo, a sostituire degnamente, diciamo pure, un suo omologo con interfaccia grafica, tipo un organizzatore, un calendario, un client, insomma, un programma installato sul vostro PC che vi permette di gestire queste cose classiche. Ecco. Appunto, si tratta di un gestore di calendario, di un pianificatore di appuntamenti e attività. Quindi, entro certi limiti, questo programma può essere anche associato. È paragonato ai cosiddetti PIM, i PIM, i Personal Information Manager, ovvero i gestori di informazioni personali, o se vogliamo alle famose agende elettroniche. Diciamo che questo CalcCurse ha praticamente tutto, ma gli manca la parte di gestione dei contatti, ecco, le schede dei contatti che tutte le agende elettroniche hanno, insomma, ecco. Non so se poter dire per ovvi motivi o per scelta di chi ha sviluppato questo programma, comunque manca quella parte. Quindi, per onestà di cronaca, è vero che può essere considerato un personal information manager, ma gli manca la parte di gestione delle persone, dei nostri contatti, di quelli che conosciamo. Tutto il resto però, appunto, appuntamenti, to-do, ovvero liste da fare, da farsi, e gli appuntamenti, le segnalazioni degli appuntamenti con degli avvisi, tutto il resto è gestibile con questo CalcCurse o CalcCurse, ecco, chiamatelo come volete. Dunque, ecco, CalcCurse quindi è, appunto, come abbiamo appena detto, un pratico gestore del nostro tempo, la nostra agenda, diciamo così, tutta terminale che funziona appunto senza necessità di interfaccia grafica. Come dico sempre in questi video, con tutti i suoi limiti, ma anche con i suoi pregi di leggerezza e tutto quanto ormai abbiamo imparato a conoscere. Il nome CalcCurse o CalcCurse sta per dunque, suddiviso diciamo in due parti, Cal, ovviamente, calendario, e Curse che richiama il nome della libreria N-Curses o N-Curses usata per costruire l'interfaccia. Quindi c'è una libreria, appunto con questo nome, che permette di costruire, diciamo, questi programmi a terminale con una certa interfaccia, con una certa interattività anche carina e ordinata. E appunto, in onore di questa libreria, diciamo così, questo programma è stato chiamato con una parte del suo nome. Ecco che appunto qui dico e sottolineo che grazie a questo leggero programma non abbiamo forzatamente bisogno di programmi con interfaccia grafica che sono solitamente anche più onerosi per il nostro PC. E come si installa? Quindi, ovviamente, il primo passo è installarlo perché non è installato ovviamente sui nostri sistemi per difetto. E si installa semplicemente da Ubuntu Software Center, quindi avviate il vostro Ubuntu Software Center, cercate CalCurse e installate il relativo pacchetto. Oppure, visto che ci piace tanto usare il terminale, il comando corrispondente è questo. Essendo già presente CalCurse nei repository ufficiali di Ubuntu, non c'è bisogno di un archivio PPA aggiuntivo, niente, di un repository, volevo dire, di un repository PPA aggiuntivo né niente, quindi usate semplicemente direttamente questo comando, CalCurse si trova nei repository ufficiali di Ubuntu e verrà installato. Una volta fatto questo, possiamo partire a vedere un po' come funziona questo programma. Solito avviso, ormai questi video più o meno cerco di tenere anche lo stesso scheletro di scaletta, un po' per abitudine, un po' per ritrovarci nei vari argomenti di tutti questi programmi che hanno delle cose in comune. E quindi mantengo anche più o meno la stessa struttura di scaletta. Quindi, se
Siamo arrivati al punto in cui vi presento un po' così una panoramica di CalCourse, giusto per mostrarvi come si presenta e cosa ci mette a disposizione. Poi, come sempre, l'invito è che se veramente questo programma vi interessa e volete iniziare ad usarlo, potete approfondire tutte le sue particolarità facendo capo naturalmente all'immancabile manuale che si richiama con MAN CalCourse, all'help calcourse-h e anche naturalmente al sito del progetto che come sempre è alla fine della scaletta lascio sempre i riferimenti in rete per andare a trovare tutte le informazioni necessarie e utili su questo programma. Partiamo subito con il primo avvio, quindi appena l'avete installato, ovviamente dite fatemi provare e quindi niente di più facile, al primo avvio calcourse. Richiamiamo qui nella macchina virtuale, qua sulla sinistra del video, ho la mia immancabile macchina virtuale per queste prove di questi programmi. Quindi richiamo nel terminale già aperto il nostro programma CalCourse. Eccolo qua, Enter. E voilà, questa è l'interfaccia iniziale alla prima volta, veramente al primo utilizzo di CalCourse. Abbiamo fatto questo richiamo del programma e al primo avvio, come dico qui, viene creata nella vostra home, la cartella nascosta .calcourse che vediamo qui, eccola qua, nella quale appunto il programma mette tutti i suoi file di lavoro, quelli che lui necessita per funzionare e anche i nostri dati, naturalmente. Vedete due file qua, uno si chiama to-do, cioè lista delle cose da fare, l'altro si chiama PTS, che è l'abbreviazione, l'acronimo di appointments, quindi appuntamenti in inglese. Ecco, questi due file conterranno poi i nostri dati di appuntamenti e liste delle cose da farsi. Vediamo come è organizzata l'interfaccia, a parte il colore rosso che poi vedremo come cambiare perché non si vede molto bene o meglio. Altri colori si vedono meglio, ecco, anche per il video è meglio che cambiamo il colore che parte così in rosso, ma non so voi, ma io preferisco un altro colore più nitido, ecco, da vedere nel contrasto nel terminale. Comunque, a parte questo, vediamo che l'interfaccia vediamo subito. Anche se in inglese, purtroppo ormai non è stato tradotto ancora questo programma, quindi vediamo che c'è una parte grossa qui sulla sinistra dell'interfaccia intitolata Appointments, quindi appuntamenti, abbastanza intuitivo anche se non è in italiano, eh? Qui riporta la data di oggi. Qui sulla destra, sopra la parte superiore, c'è il pannello del calendario e vediamo che è evidenziato naturalmente il giorno odierno, quindi il 17. Infatti oggi è mercoledì 17 dicembre e l'ultimo riquadro qui in basso a destra è dedicato ai to-do, ovvero le attività da fare, ecco, che non sono legate agli appuntamenti, ma sono dei memo, delle promemoria nostre, possiamo mettere tutto quello che dobbiamo fare, lo mettiamo qua. Qui in basso c'è, diciamo, la guida, o meglio, ci sono sempre i messaggi che ci guidano su quello che dobbiamo fare. E come dico qui, in questo punto della scaletta, il programma è molto intuitivo da usare, essendoci in basso sempre i comandi disponibili, tutto ciò che bisogna fare. Basta scegliere il comando che serve leggendo la leggenda, scusate un po' il gioco di parole. Ecco, perché dico questo? Perché, ripeto, a parte il fatto che purtroppo è in inglese per chi ha qualche difficoltà con questa lingua, comunque. C'è scritto sempre tutto quello che sta succedendo col programma e quello che potete fare con il programma. Quindi, diciamo così, in un certo senso c'è ben poco da spiegare anche in questo video che state guardando, perché basta leggere qui in basso cosa appunto dovete fare o cosa potete fare. In questo caso ho appena avviato per la prima volta il programma e la prima frase qui mi dice che è benvenuto in CalCourse, è anche gentile, vedete, e poi qui dice Missing Data File. Were created, quindi sono stati creati i file che mi mancavano per funzionare. Infatti abbiamo visto che è appena stata creata fresca fresca questa cartella con tutti i suoi file che ha bisogno. E questa frase ci dice: guarda, l'ho fatto, sono a posto. E poi cosa ci dice? Premi Enter to continue per continuare. Quindi noi facciamo Enter
e siamo operativi, siamo entrati in modalità operativa. Fatte le operazioni iniziali di calcurs, siamo a posto. Quindi ricordatevi di puntare gli occhi sempre qui in basso, che c'è scritto tutto quello che si può fare o che c'è bisogno. Sposto magari la scaletta, vediamo un po' qua, ecco, perché è un po' qui per non coprire tutte le possibilità che ci sono qui in basso, ecco. La prima opzione è per esempio il punto di domanda, che è l'help, è l'aiuto. Se io premo punto di domanda, vedete che mi esce l'aiuto con tutte le descrizioni necessarie a muoversi nell'aiuto, quindi si va un po' su e giù, vediamo un po', qui spiega come muoversi, eccetera, eccetera. Insomma, c'è un aiuto iniziale che può iniziare a sbloccarci nell'utilizzo di questo programma. Per uscire, qui si esce dall'help e si ritorna nell'interfaccia principale. Ecco, per uscire dal programma, così l'abbiamo visto, c'è sempre la Q, la classica Q di quit, di abbandonare. Quindi schiaccio Q e lui cosa ci dice? Guarda, ho salvato i file che eventualmente avevamo modificato inserendo appuntamenti o elenchi di cose da fare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non preoccuparti, io ho salvato tutto quello che devi salvare. Premi Enter per continuare. Premo Enter per continuare. Mi dice ancora: sei veramente sicuro di uscire? Posso premere Y per sì o no per rinunciare ad uscire perché non volevo uscire. Ecco, se io premo sì, Y esco da Calcurs. Quindi rientriamo. Qui mi dice: questa volta, essendo la seconda volta che entro, non mi dice che ha creato i file mancanti, ma mi dice che ha trovato i file e i dati necessari. Sono stati caricati nel programma e posso premere Enter per continuare e mi ritrovo operativo. Quindi da adesso in avanti sarà così l'entrata. Richiamo il programma, un Enter per entrare nell'interfaccia e sono operativo. Allora, qui in basso, come ho avuto modo di dire, c'è tutto quanto serve. Quindi vedete il tasto d'aiuto, qui non li vediamo tutti, tutti, tutti. Qui c'è il save se vogliamo salvare non solo all'uscita del programma, ma anche durante l'uso, perché stiamo magari tanto in questo programma e abbiamo modificato tante cose, vogliamo essere sicuri di salvarli durante l'uso. Premiamo l'S minuscolo e siamo a posto. Il tab, il tabulatore, serve per cambiare il pannello. Vedete questo con la cornice rossa, il pannello attualmente attivo, cioè stiamo lavorando nel pannello del calendario. Schiaccio il tabulatore, diventa rosso questo degli appuntamenti, quindi sono attivo sull'appuntamento. Schiaccio ancora il tabulatore, sono attivo sul pannello delle attività da fare. Rischiaccio e ritorno sul calendario, eccetera, eccetera. Poi, ecco, giusto per farvi un esempio, appunto, che basta seguire quanto c'è qua in basso, vedete che Ctrl N e Ctrl P servono per esempio, nel caso del calendario, Ctrl N o Ctrl P serve per cambiare la visualizzazione del calendario. Quindi quando ci sono degli appuntamenti inseriti, qui verranno evidenziati in corrispondenza dei numeri dei giorni e delle settimane, eccetera, eccetera, verranno messi evidenziati gli appuntamenti inseriti. Quindi Ctrl N e Ctrl P nel contesto del calendario serve a cambiare la vista del calendario. Vedete che dice Next e Previous, quindi prossimo o precedente vista del calendario, per esempio. Il K e l'ilungo servono per andare su e giù. Vediamo un po', K serve per andare su, vedete che è diventato rosso il giorno 10 perché in questo momento mi sono posizionato sul 10. Qui nel riquadro degli appuntamenti è apparso il 10 dicembre perché sono andato su, vado su ancora, arrivo al 3 dicembre e qui cambia in 3 dicembre. Questo è il K per andare su di settimane, insomma. L'ilungo per tornare giù, quindi torno giù, il 10. Vedete che comunque il giorno corrente è colorato non bianco, ma in modo diverso. Torno al 17, posso andare avanti nel futuro, il 24, il 31, eccetera. Quindi ilungo e K per andare su e giù, così come H e L per andare a destra e sinistra nei giorni del mese. A destra e sinistra.
quindi H verso sinistra. Vengo qui sul 16, vengo sul 15, L per tornare a destra. È un po' come muoversi il cursore nell'editor Vim, in questo caso. È proprio gli stessi tasti per muoversi avanti e indietro, su e giù. Poi il G, il tasto G, sempre nel contesto del calendario. Perché dico così? Perché se mi sposto di riquadro, vedete che sotto. Io schiaccio il pulsante tab e voi guardate qui in basso, vedete che cambiano i tasti funzione sotto, perché a dipendenza del riquadro contestualmente cambiano anche le funzioni disponibili. Quindi vedete che arrivo qui sugli appuntamenti o sull'elenco del to-do, delle cose da fare, e appaiono i comandi per aggiungere, per cancellare e per modificare un'attività, rispettivamente un appuntamento. Se vado sul calendario spariscono quei comandi lì, perché non ha senso qui direttamente nel calendario aggiungere appuntamenti. Lo si fa o nel riquadro degli appuntamenti o nel riquadro delle attività da fare, eccetera, eccetera. Dicevo, la funzionalità G serve per andare a una certa data, immagino, un po' schiaccio G e lui mi dice di introdurre una data alla quale voglio andare, quindi non è solo che devo andare con i tasti H, I lungo, K, L avanti su e giù di giorno in giorno, ma posso saltare direttamente una data qualsiasi, in questo formato che poi si può anche cambiare. Escape un paio di volte e rinuncio, con il tasto Escape un paio di volte rinuncio a una funzione. L'ultimo tasto, la O qua, specifica altri comandi, perché non sono tutti qui quelli che posso fare, ma se premo O cambiano tutti i comandi e ce ne sono di nuovi qui. Vedete l'import per importare appuntamenti da un file già pronto esterno, l'export per salvare su un file gli appuntamenti creati in questo programma. Questo cos'è? Uno zero. Per andare all'inizio della settimana, vedete che sono saltato direttamente al giorno 15, all'inizio di questa settimana, e il dollaro per andare alla fine della settimana. Il dollaro vado direttamente al 21, salto direttamente al 21. Adesso fatemi tornare al giorno d'oggi. Control, quando c'è l'appiccetto qui davanti, insomma il cappellino qui, vuol dire tasto Control, la scorciatoia tastiera Control A per esempio. Qui dice voglio aggiungere un appuntamento, voglio aggiungere un'attività. Ecco, addirittura dicevo prima che non c'erano queste funzionalità, non sulla prima serie di comandi, ma qui si può anche aggiungere un appuntamento partendo dal calendario, ma nella seconda serie di comandi. Con il T maiuscolo, T minuscolo si va avanti e indietro di un giorno, con il V doppio maiuscolo, V doppio minuscolo di una settimana avanti e indietro, M maiuscolo si torna indietro di un mese. Premo di nuovo la O per vedere ulteriori comandi ed ecco che vedete M minuscolo si va avanti di un mese, Y maiuscolo indietro di un anno, Y minuscolo in avanti di un anno. Quindi oltre al tasto G per andare direttamente a una data specifica, ho anche queste funzionalità che ci permettono di muoverci nel tempo più velocemente avanti e indietro. Ctrl R, ridisegna, come dire, ridisegna l'interfaccia semplicemente. Il Ctrl R fa un ridisegno di quello che stiamo vedendo qui, lo rinfresca la visualizzazione dell'interfaccia dell'applicativo. E Ctrl G, se siamo andati avanti o indietro nel tempo, vediamo un po', mi sposto un attimo. Di giorni, sono al giorno 22, voglio tornare direttamente all'oggi. Vedete, today, Ctrl G mi fa andare direttamente al giorno corrente, che è il 17, e così via. Importante l'ultimo comando qui, quindi gli abbiamo passato un po' in rassegna, ma volevo arrivare qui perché il prossimo punto della scaletta parla di cambiare le opzioni, finalmente, di questo programma, quindi le nostre preferenze. E si preme appunto il tasto C, C maiuscolo, eccolo qua, quindi il tasto C, e si entra come si dice, nella serie di funzionalità che ci permettono di cambiare le nostre preferenze. Quindi C maiuscolo, sono entrato in questo menu, sottomenu, dal quale posso uscire con la Q. Le preferenze generali le richiamo col G,
le preferenze di layout, ovvero di disposizione dell'interfaccia con la L, S sidebar, vediamo poi cos'è, C colore, ecco, se il rosso non ci piace cambiamo il colore, N notify per gestire il menu delle notifiche, ovvero degli appuntamenti che vogliamo che ci vengano segnalati con un avviso, e K eventualmente i tasti, ecco, per cambiare quali tasti richiamano la determinata funzione si può anche usare il K, vediamo, se io richiamo K vedete che qui c'è una determinata segnazione per ogni tasto, vedete? Ecco, e sotto naturalmente ho premuto K e sotto vedete che ci si muove sempre con i soliti tasti, con la A si può aggiungere un nuovo tasto, con la D si può cancellare una segnazione di tasto, con la Q si esce, punto di domanda c'è un aiuto e quindi il K ci permette di muoverci in su, di lungo in giù, l'H, vediamo un po' l'H. E la L ci permettono di modificare la singola voce dei tasti avanti e indietro, eccetera. Quindi sono sempre i soliti tasti tipo l'editor Vim, per muoversi Y, K, L, H qua e là. Faccio quit perché non voglio cambiare i tasti funzione, ma iniziamo pure a cambiare il C, i colori, per esempio. Ecco, è questo punto della mia scaletta. Ce n'è uno prima, ma lo facciamo dopo. Va? Già che ho parlato di colore, quindi per cambiare colore sono entrato nelle preferenze con C, devo premere un'altra volta C per cambiare colore. Premo C e mi ritrovo con foreground che è in primo piano e background che è lo sfondo. Io lo sfondo non lo tocco, scendo con Li lungo, scendo sul verde perché è un bel colore nitido e per sceglierlo, come si fa? Vedete qui che c'è scritto, eh? Dicevo che è intuitivo come programma, c'è scritto tutto. SPC vuol dire space, quindi barra spaziatrice per scegliere. Allora, voglio scegliere il verde, non più il rosso, vedete qui, e voilà, è diventata subito verde l'interfaccia. Vedete che è anche leggibile più facilmente, almeno per me. So nel video come vi risulterà, ma nel verde più leggibile del rosso. Lo sfondo invece lascio senza, Io direi terminal default come il terminale, quindi trasparente, il violetto del terminale lo lascio come sfondo, mi sta bene e sono a posto, quindi posso fare il mio Q per uscire. Q, sono uscito dalla gestione dei colori dell'interfaccia. Vedete che è diventato tutto sul verde più nitido, meglio che il rosso. Poi le date abbiamo detto, possiamo inserire le date nel formato in cui siamo abituati noi europei e non mese, giorno, anno all'americana, eccetera, eccetera. Quindi giorno, mese, anno. Come facciamo a impostare questa cosa? Con l'opzione C più G più 0 più 2. Allora seguiamo passo passo, quindi C è quello per entrare nelle preferenze, non quello dei colori, il primo C. Poi G è questo qui, generale. E qui siamo in tutte le, siamo entrati nelle opzioni generali e a parte tutte quelle già impostate a sì o no per difetto, possiamo modificare il formato della data. Com'è il formato della data di input? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Formato input date, eccolo qua, 0, ecco perché ho messo 0. Come si fa a cambiare queste opzioni? C'è scritto qua sotto, quindi Enter an option number to change its value, ovvero premete il numero corrispondente all'opzione per modificarla, in questo caso è lo 0, ecco perché ho messo 0 qua. Quindi premiamo 0 e ci presenta le possibilità, quindi per difetto è la 1. E vedete che è il mese, giorno, anno, diciamo così, all'americana. Noi preferiamo quello europeo, quindi giorno, barra, mese, barra, anno, anno, quattro posizioni. Decisamente quindi la 2, ecco perché ho messo 2 qua. Allora premo il valore 2, dico voglio il 2, e vedete che è già cambiato, adesso da 1 è cambiato a 2. Anche qui Q per abbandonare perché abbiamo fatto l'impostazione che volevamo. E seconda impostazione minima, e poi ripeto, voi potete approfondire e verificare tutte le impostazioni che volete, vi mostro solo un po' il giro come funziona. E adesso passiamo,
a vedere come si fa ad inserire, cancellare, modificare un appuntamento, eh? E dico, senza tanti dettagli qui nella mia scaletta, vedere la leggenda in basso con tutti i tasti e funzioni necessari. Allora, prima di tutto facciamo un'altra volta Q per uscire dalle preferenze, perché non vogliamo più lavorare lì. Andiamo dove vogliamo andare. Vediamo un po' cosa volevo fare. Sì, inserire un appuntamento. Quindi direi cambiamo riquadro, che è più facile. Mi metto qui, corniciato di verde, mi posiziono negli appuntamenti perché voglio lavorare su un appuntamento. Quindi inseriamo un appuntamento giusto per. Quindi add item vuol dire aggiungere una voce, un elemento, con la A, quindi premo A, e qui in basso incomincia a chiedermi quale sarà l'ora di inizio, visto che stiamo parlando del 17, quindi non mi sono mosso di giorno, di giornata, voglio mettere un appuntamento il 17, lo lasciamo pure lì che va benissimo. Quindi diciamo l'ora, adesso che ora è le 21:10, facciamo le 21. Semmai poi lo cambiamo. Le 21:20, l'ora di inizio. Posso metterla HH due punti minuti minuti oppure attaccato assieme, fa niente. Facciamo Enter per dire inizia lì. Quando finirà? A che ora finirà questo appuntamento? E diciamo che finisce, ma che ne so, le 23:00, ecco, giusto per. Una descrizione, Enter description, quindi diciamo appuntamento per video tutorial, ops, per video tutorial, enter, eccolo qua il nostro bellissimo appuntamento per il 17. Se io mi sposto sul calendario, ops, se mi sposto sul calendario e mi sposto di giorno, ovviamente vedete che coerentemente il 24 non ho nessun appuntamento, non appare. Torniamo indietro, il 17 c'è. Se cambio la vista, vedete che qui il 17 è segnalato. Vedete qui che adesso è diventato evidente che c'ho un appuntamento il mercoledì 17. Eccolo qua. Voilà. Il nostro bel appuntamento. Quindi inserire abbiamo visto è facilissimo. Come facciamo a modificare il mio appuntamento? Basta leggere sotto Edit, eccolo qua, Edit. Quindi premo E, mi sono rimesso sul riquadro degli appuntamenti, è diventato verde, quindi è questo l'appuntamento selezionato in questo momento. Quindi ne avessi 10 di appuntamenti, ce ne sarebbe uno solo in verde, tutti gli altri in bianco. Dovrei andare su e giù con i soliti tasti per andare su e giù per scegliere l'appuntamento che voglio modificare. In questo caso ne ho uno solo, vabbè, e quello lì faccio E, premo la E e mi dice cos'è che vuoi modificare di questo appuntamento. 1, l'ora di inizio, 2, l'ora di fine oppure la descrizione. Diciamo che io voglio modificare l'ora di inizio, premo 1, non era le 21:20 ma le 21:25, facciamo Enter e vedete che è cambiato in 21:25. Voglio salvare, premo la S, Save, lui mi dice ok, ho salvato tutto correttamente, Enter, vai pure avanti ad usare il tuo programma. E così via. Per cancellare un appuntamento basta usare la D di Delete. Magari prima mostro giusto il V che per vedere quell'appuntamento lì in tutti i suoi dettagli viene sovraesposto una finestrella più grande che mi mostra tutto il dettaglio dell'appuntamento, magari perché la descrizione è più lunga, Quindi tornando qui, magari qui vedo solo un pezzo di descrizione, posso vederne il dettaglio, eccetera, eccetera. Appunto, per cancellare faccio D. E lui mi dice: vuoi veramente cancellare questo elemento? Sì, no. Se dico sì, ovviamente mi sparisce. Adesso voglio lasciarlo lì. Dico no, non lo cancello. Ma questo l'avrete capito. Stessa cosa per aggiungere un'attività.
mi posiziono nel pannello dei to-do, quindi magari mi sposto un attimo la scaletta, ecco più o meno, eccomi qua, verde il riquadro del to-do, stesso principio A per aggiungerlo, e questa volta non mi chiede ora né niente, perché questo è proprio un memo, come il bigliettino della spesa, quindi mi dice quale testo deve avere questa attività, gli dico che ne so, registrare video per Calcurse. Enter. Mi chiede però la priorità 1 è la più alta, quindi urgente, 9 è la più bassa, quindi con minore importanza, gli diciamo vabbè, 2 va. E qui vedete che con priorità 2 mi ha messo registrare video per Calcurse. Anche qui posso usare V per vedere tutto il dettaglio e vedete che qui vedo tutto il testo. Voilà. E niente, così posso aggiungere anche un altro to-do, quindi registrare altro video, priorità 5, e vedete che qui c'è priorità 5. Voglio modificare, in questo momento è selezionato quello, vediamo un po'. Con i soliti tasti I lungo e K vado su e giù. Ecco, quello verde, essendo l'interfaccia adesso impostata sul verde, quello selezionato, se faccio la E adesso, lui mi dice ok, modifica pure questo testo, quindi registrare altri video per YouTube.